All'epoca, negli anni 60, si trebbiava così nelle aie dei contadini, dei mezzati, insomma, chiamati praticamente. E questo qui da lavoro veniva partito dalla mattina alle 3, alle 4 la mattina, fino alla sera alle 10, alle 11. Venivano i vari contadini, facevano lo sconto chiamato. Uno andava a aiutare quando trebbiava quello, poi a sua volta quell'altro ritornava quando trebbiava l'altro. Un viaggio nel passato alla scoperta delle tradizioni contadine. A Castiglion Fibocchi è così tornata la rievocazione dell'antica battitura, portando con sé tutto il fascino della tradizione. È un momento che rivive le nostre tradizioni e ci fa veramente apprezzare ciò che i nonni, i nostri parenti, i nostri nonni hanno fatto per noi. La giornata nel borgo medievale è iniziata con il raduno delle antiche macchine agricole. Nel pomeriggio si è quindi entrati nel vivo con la dimostrazione dell'antica battitura, con tre biatrici d'epoca e trattori storici, infine la sfilata tra le vie del centro. Ora questa è vero che è anche una tradizione, ma la cosa più importante è che è l'arrivo della meccanizzazione della macchina nel lavoro contadino, che era il lavoro più duro che c'era in passato, e quindi questo è molto importante, e saper continuare questo tipo di professionalità, diciamo, per poter far funzionare queste macchine bisogna essere capaci, non è semplice, perché la gente che lo sapeva fare scompare sempre più, purtroppo. A chiudere la giornata, come sempre, la cena contadina per far rivivere quella sana tradizione tipica della campagna aretina. Per fortuna ci sono dei giovani che hanno capito l'importanza di queste cose, ci seguono, e anche stasera, per esempio, questi ragazzi qui di Castiglion Fibocchi hanno creato un ambiente con la cena contadina che veramente è degno di essere ricordato.